tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Non so voi, ma qua praticamente piove. Nel frattempo vado avanti e indietro. Piove da tipo una settimana e fa freddo, cosa che non lo so, ti verrebbe voglia di catapultarti nell'estate oppure partire per i Caraibi. Comunque ragazze, cioè, è un freddo che io non ho mai sentito, questo freddo. E praticamente stasera ci abbiamo una super pizzata con amici. Praticamente io sul sabato sto cercando di sgarrare, tra settimana sto pulita, ma proprio per la salute, e perché voi lo sapete, c'ho un metabolismo così veloce che brucio tutto. Del metabolismo veloce, anche questi nuovi prodotti di Fitvia veramente mi stanno aiutando tantissimo. Io che faccio? Perché stasera c'è la super cena pizzata con i nostri amici, tipo una pasquetta, ognuno porterà una pizza, quindi faremo tipo questa challenge di pizza e ovviamente super pizze porcelluse. Allora per il pranzo io mi tengo bassa con lo slim vanilla shake, questo qua di Fitvia, che già ho preparato. Si mette qua dentro con l'acqua, è praticamente un sostitutivo del pasto che serve per accelerare il metabolismo e contiene tante sostanze che veramente vi aiutano a bruciare i grassi. In questo modo vi sazia tantissimo, che contiene tè verde, tanti ingredienti che saziano e accelerano il metabolismo, e in questo modo state più basse con le calorie, di modo che comunque non avete saltato i pasti, perché non si devono saltare i pasti. Non si deve digiunare in prospettiva di una cena, piuttosto invece di digiunare vi fate questo qua, che comunque vi mantiene il metabolismo accelerato, vi toglie la fame e vi fa bruciare i grassi. Quindi io ve lo consiglio, io l'ho preparato, guardate, vi faccio vedere, l'ho messo, eccolo qua, questo è un bel barattolone che vi dura un sacco. Ne mettete 2-3 cucchiaini con un po' d'acqua, shakerate, e poi io mi prendo le mie solite slim vanilla, le cups, tutto il set ve lo straconsiglio perché è dimagrante. Eccole qua, ne prendo 3 al giorno, potete prenderlo tutte e 3 dopo la colazione, oppure una dopo colazione, una dopo pranzo e una dopo cena. Contengono la garcinia cambogia, quindi vi aiuta tantissimo a bruciare i grassi e contrastare la cellulite. Io vi consiglio tutto il set, casomai vi metto il link nel box info e voi cliccate sul link nel box info, che vi metto il link del set che vi consiglio perché è scontato, e inserite il mio codice sconto Carlita10, così avrete un ulteriore sconto e i prodotti, ragazze, davvero vi arrivano in pochissimi giorni. E poi vi volevo dire, anche le caps anticellulite, quelle di Fitvia, prendetele, sono ottime, quindi vi consiglio sia le slim caps che le caps anticellulite, che veramente sono fenomenali per combattere la ritenzione, la cellulite, cose che tutte le ragazze, tutte le donne hanno. Avete visto che belle le mie orecchiette? E quindi vi dicevo, tutta la mia routine adesso faccio con Fitvia, mi faccio anche una tazza di tè, i miei tè preferiti, lo sapete, il Super Fruit, il Tropical, lo Slim Vanilla, questo anche nel set, quello là che vi ho fatto vedere, nel set c'è anche la busta di tè che a me mi sta finendo, l'Inner Beauty anche molto buono, poi c'è anche questo qua, lo Strawberry molto drenante alla fragola, il Night, quello senza caffeina che bevo la sera. Ce l'ho tutte qua perché cerco di alternarle, ragazze. Il segreto è alternare, perché ognuna di loro ha un beneficio diverso, queste tisane, e io veramente ve le straconsiglio, sono un rimedio eccellente per bruciare grassi, eliminare la cellulite e soprattutto accelerare il metabolismo, così anche voi potrete mangiare tanto e non ingrassare. No vabbè, però ci sono dei piccoli trucchetti, insomma, mai fare la fame. E infatti stasera facciamo questa cena con amici, dopo una settimana di alimentazione pulita ci sta che si fa una bella pizzata. Non vedo l'ora, nel frattempo il mio amore sta facendo il letto. Quando viene? Amore? Quando vieni? Wow. Poi ha riscosso tantissimo successo questa scatola, che praticamente
Dario mi aveva regalato, vi ho fatto vedere nel vlog precedente, e praticamente lui ci aveva messo la colazione dentro, io l'ho conservata qua, l'ho messa qua, queste sono tutte scatole che mi ha fatto lui, anche questa era una vecchia colazione e questo è troppo bello. Ho messo tutto qua perché è troppo bello. E qua c'è anche la pupina, amore, che c'è? Dove va? Scappa via. Chi è? Vieni anche tu, fit via. Caps, bim caps, fit via. Anche Dario dipende. Perciò stai in forma, vero amore? Se non fosse per me, che ti coccolo con fit via. Abbiamo ancora l'albero, bene sì ragazzi, ma dobbiamo smontarlo, dovremmo smontarlo prima o poi. E stai riposando? Sì. Dai, che devi andare a Carita Shop a fare i pacchi. Ragazzi, questo Carita Shop lo distrugge. No, non è vero, a lui piace. Sì, mi piace. Domani devo fare i pacchi. Infatti, qualche con i cioccolati. E che ci metti dentro? Tanti cioccolatini, tante cose belle. Lei nel frattempo sta mangiando tutto il pupazzo. Pupazzone. Comunque, ragazzi, vi volevo far vedere. Idea geniale, guardate qua, proprio geniale. Guardate qua, c'è cioè praticamente la scatola dei cioccolatini, quella che mi avevano portato i miei amici. Guardate come l'ho riciclata, perché io voglio riciclare, non voglio buttare, era troppo bella. Amore, aprila per favore, perché con una mano non ci riesco. Lo so che mi sembra imbalsamato. Guardate, amore, è geniale questa idea. Cioè praticamente ho messo tutte le mie collane, gioielli, Carlita Jewelry. Lei sente l'odore del cioccolato. E guardate, è venuto bello. Cioè, anche se le scatoline che noi vi diamo per i gioielli sono bellissime, però quando ne hai tanti, perché ovviamente li ho quasi tutti, qua così ce l'ho tutti sotto mano. Quando mi devo prendere un gioiello, apro questo. Guarda, è geniale, amore, questa cosa. Cosa ne pensi? Ci ho messo tutte le collanine, guardate anche gli orecchini, questi qua bellissimi a cuori che abbiamo fatto sia oro che argento. Abbiamo fatto anche le stelle. Qui sono quelle pendenti, le stelle al lobo, sia d'oro che argento, i cuoricini. Questi sono troppo carini. Ecco, guardate, sono bellissimi. Da abbinarci poi i gioielli, la luna, abbiamo fatto sia oro che argento, la collana, 3 stelle oro, 3 stelle argento. Ah, poi la novità, non so se ve l'avevo fatta ancora vedere, qua sul tubo, è questa, amore, sì, aiutami tu. Abbiamo fatto sia oro che argento la collana 5 stelle. Guardate che bella, cioè praticamente questa viene con le 5 stelline. È troppo bella. È bellissima. Sono tutte argento e bagnate in oro queste qua e non si scambiano e durano per sempre così. E potete abbinare anche, mettete la collana 5 stelle e poi magari ci mettete quella 3 stelle sopra. Quindi viene proprio bellissimo così, un bel effetto. Oppure quella una stella, è bello. Io sono molto fiera, abbinarci anche gli orecchini. Comunque, man mano si evolve Carlita Jewelry, vero Sì, amore? È bello, molto siamo molto fieri. E poi una ragazza mi ha scritto sta cosa, mi ha fatto morire. Mi ha detto, Carlita, quando hai detto le collane non si scambiano, mi è venuta in mente la signora del pellicciotto. Sei carino. scagliato pellicciotto. Hai detto io giustamente perché noi abbiamo questo intercalare qua da noi al sud a Napoli, cioè si è scambiato per noi è italiano, ma invece non è vero, cioè amore, un termine inventato così sana pianta. E lei giustamente ha detto no, io non capivo così se sei scambiato, sei scagnato. Chiamalo Comunque, diretto. non si, insomma, non scoloriscono, rimangono sempre così lucide e non si anneriscono, insomma, perché sono proprio fatte bene, anche se il prezzo è molto onesto ed è giusto. Infatti, se andate su Carita Shop vi accorgerete che i prezzi sono molto bassi rispetto a altri gioielli di questi materiali, argento e oro, semplicemente per il fatto che noi vogliamo consentire, essendo che io sono seguita da tante ragazze, anche piccole, oppure ragazze che magari non hanno grandi possibilità. E mi piace questa cosa che magari potete prendere sia con la collana, abbinarci gli orecchini, insomma, più cose. Abbiamo preferito tenere prezzi bassi, ma la qualità è veramente altissima, cioè potrebbero costare benissimo il doppio. Adesso qua dobbiamo cambiare. Cosa è vero, Dobbiamo amore? scrivere Ferrero Carli. No, dovevo scrivere Carlita Jewelry. Se amore Carlita sarebbe Giulia. bello a fare un contenitore così per le ragazze che mettono tutti i gioielli dentro.
Dobbiamo dire la Ferrero Rocher dove ha fatto fare questa scatola, la facciamo anche noi. Ce la fa proprio a noi. È troppo bella, vabbè, comunque ragazzi. Senza, è vuota e noi la diamo alle ragazze e loro ci mettono i gioielli. No, oh, vabbè, geniale. Braccia ma più forte. Ragazzi, mi sono appena truccata, adesso mi devo sistemare i capelli. Mi sono messa, ovviamente, sono davanti alla mia davanti alla mia amore, tipo andare a vestire, alla mia postazione trucco di cui vi farò il video. Tutti i capelli spettinati, adesso mi devo sistemare. Comunque questa pelliccia è caldissima, ovviamente è sintetica, e vedrete il video di tutti i miei acquisti, tra cui anche lei, nei prossimi giorni su YouTube. Amore, ho fatto un macello. Comunque vi volevo dire, mi sono messa gli orecchini Carlita Jewelry, i cuoricini oro che abbiamo fatto anche argento e sono bellissimi, e ho abbinato la collana choker cuore sempre Carlita Jewelry che trovate sul mio shop. Poi sul viso mi sono messa praticamente quasi zero, quasi nulla, e mi sono messa questo qua, il rossetto che uso sempre io nude, Balkis e Closer, io uso sempre questi due, ve lo dico sempre, voi sempre me lo chiedete, sono i migliori nude e li trovate sempre su Carlita Shop. Puntualmente vanno a ruba, finiscono e io li rifornisco perché piacciono a tutte, stanno bene a tutte, hanno un effetto labbra rimpolpate. Comunque la cosa che vi volevo dire è questa qua. Mi devo sistemare i capelli, adesso vi poggio da qualche parte, vedrà, ma io da youtuber, come dice Dario, lei è una youtuber, non ho mai preso quei cavalletti comodi, quelli che si mettono piccolini, adesso vado all'Ocean, me lo vado a comprare. Comunque io mi sistemo i capelli, cioè ieri ho fatto la piegariccia, poi ci ho dormito sopra e se ne sono comunque scesi. Allora come faccio? Uso sempre questi due in abbinata, che ovviamente trovate sul mio shop. Tutte le cose più belle le trovate su Carlita Shop. Allora raga, questi ve li straconsiglio, questo è il siero bio capelli ricci che potete usare sia sui capelli bagnati sia asciutti come vi faccio vedere io adesso, e questi sono i cristalli liquidi mio amore, sono praticamente una cremina naturale che va a nutrire i capelli e li modella, toglie l'effetto crespo e c'è di tutti i colori, cioè non colora i capelli però enfatizza il tuo colore, io uso quello biondo o castano, questi due di solito, comunque se lo mettessi nero non è che mi vengono i capelli neri, soltanto c'ha delle perle luminose all'interno e profuma di cocco. Vi faccio vedere, allora con lo spray Ravviva Ricci, questo qua di Apiarium è fenomenale, io lo spruzzo in questo modo e mi inizio a modellare i ricci che se ne sono un po' scesi, e questo è ottimo perché molto spesso alcune ragazze lamentano di avere capelli secchi, questo non secca i capelli, è praticamente uno spray, però va bene anche per chi non li vuole sporcare perché non unge, non è olio, guardate la differenza tra qua e qua, cioè è proprio netta e poi ha un buon profumo ragazzi. Ecco qua, io ragazzi mi sono praticamente innamorata di questa profumazione e quindi lo uso anche come profumo, si può dire, e quindi mi modello tutti i ricci in questo modo. Poi per definirli ancora di più, togliere l'effetto crespo e nutrirli, perché a me sono sempre secchi, uso questo. Questo lo uso sia quando li lavo, sia praticamente ogni giorno per nutrire le punte dei capelli. Ve lo straconsiglio, se avete le punte secche, una cremina troppo bella che non unge e profuma di cocco, io lo vado a mettere tutto sulle punte in questo modo e così vado a definire e nutrire i miei capelli, definisco anche i ricci così, mi trovo benissimo raga, vi straconsiglio tutta questa linea, sia questa Care sia questa qua, capelli bio professionale di Apiarium, vanno fortissime su Carlita Shop, ne vendiamo tante perché sono veramente veramente buonissimi, sono bio naturali e funzionano. Io faccio anche così, così mi definisco tutti i ricci, questa è la mia tecnica ninja, vedete, ecco qua, guardo lo specchio grande. Ecco qua, vedete come si sono definiti i ricci? Adoro questa accoppiata di questi due prodotti, e anche gli shampoo sono buoni, andate a vedere sul mio shop, ci sono tanti shampoo, maschere, balsami di queste due linee, sono fenomenali. Ed ecco qua, vedete?
già sono molto meglio. Adesso poi si asciuga e si nutrono ancora di più, perché man mano quella, i cristalli liquidi eccetera penetrano nei capelli e li vanno a nutrire. Ragazze, adesso vi volevo raccontare questa cosa mentre che Dario si finisce di preparare, perché in tante me lo chiedete sempre, veramente, non lo so, secondo me era stato che in tante ragazze hanno perso il video in cui io lo spiegavo, quindi mi rendo conto che diventa difficile poi capire, e quindi ve lo volevo specificare, perché poi sembra quasi che io voglia tenere nascosto, non so, qualcosa, quando poi non è vero, riguardo a questo problema che ho avuto, che sono stata in ospedale eccetera. L'ho detto più volte che praticamente mi hanno diagnosticato l'endometriosi, e questa malattia è una malattia che non è tanto conosciuta, però io voglio farmi un po' portavoce, perché tante ragazze e signore mi hanno scritto chi c'ha questa malattia, chi la sta curando, chi l'ha curata, chi ne soffre ancora, ed è veramente una malattia brutta, perché è molto invalidante, si sente molto dolore, può provocare dei danni molto pesanti all'utero, alle ovaie, causando anche infertilità nella donna, quindi il rischio di non poter avere figli, tante cose brutte, e molto spesso bisogna sottoporsi anche a un intervento per rimuovere questo endometriosi, per rimuovere delle cisti, provoca ciclo doloroso, provoca tanti problemi, e purtroppo è molto sottovalutata come malattia, mi rendo conto, anche se io ho letto esperienze e mi hanno scritto, vi ripeto, questa cosa mi ha avvicinato molto a voi, perché tante ragazze mi hanno raccontato la loro storia, sia qua su internet sia comunque nella mia vita di tutti i giorni, e mi sono resa conto che è molto molto frequente, ma è molto sottovalutata, perché non tutti capiscono la gravità di questa malattia. Purtroppo, vi ripeto, è molto invalidante ed è molto molto fastidiosa. Io per quanto mi riguarda, mi hanno detto che io dovrei prendere la pillola. Come sapete, io sono molto contraria a queste cure, a prendere farmaci tutta la vita, veramente è una cosa che odio, però ovviamente se sarà l'unica alternativa, l'unica cosa da fare, lo farò, ma prima comunque vorrei sentire il parere di un esperto in questa malattia, quindi un ginecologo specializzato in endometriosi. Me ne hanno consigliati due, no, veramente me ne hanno consigliati miliardi in tutta Italia, però ovviamente preferisco prima muovermi qua in Campania. Me ne hanno consigliato uno a Napoli e uno ad Avellino, e ovviamente questi nomi che io vi faccio adesso sono nomi così, ancora non sono, cioè non voglio che voi magari vi affidiate a questi dottori, che io non ho sentito molto molto parlare bene, però non posso darvi una mia recensione, insomma ancora non ve la posso dare, ma sicuramente vi terrò aggiornati e vi farò sapere sull'iter, insomma, di questa, mi farò delle visite e delle cose, e quindi vi saprò dire meglio comunque se questi dottori sono bravi, cioè mi auguro e spero che siano bravi, perché ne parlano comunque tutti bene, però vi darò, dato che comunque c'ho appuntamento fra qualche giorno, vi farò sapere meglio. Uno è Pellicano, che sta a Napoli, e un altro è come si chiamava, amore, ad Avellino, Malzoni se non erro. Questi due sono quelli più vicini a me, che in Campania. Poi mi hanno consigliato anche Verona, mi hanno consigliato Milano, insomma hanno consigliato tanti posti, però ovviamente preferisco prima cercare un rimedio qua, e quindi comunque mi dovrò fare degli esami, delle visite per vedere comunque se ci sono dei danni eccetera, e niente, questo è quanto, quindi non c'è nulla che voglio tenere nascosto, anzi comunque anche questa cosa brutta ho trovato qualcosa di positivo che mi ha tanto avvicinato a tante ragazze che hanno comunque questo problema, questa malattia come la mia, quindi adesso basta, vi ho detto tutta la verità, perché comunque ve l'avevo detto già anche già da qualche video, però mi rendo conto magari qualcuno l'ha persa, quindi ok, mettiamo un punto e fine a questa cosa, perché sembrava quasi che io non volessi
dire cosa avessi, no, anzi l'ho detto veramente dal primo momento, appena ho saputo, perché per arrivare a questa diagnosi mi sono dovuta fare un ricovero ospedaliero, mi hanno fatto tanti esami, tante cose, perché avevo solo dolore e non si capiva cosa fosse. Poi adesso lo so, e quindi da quando lo so ve l'ho detto, non ho segreti con voi, vi dico sempre la verità, quindi questo è quanto. Se voi avete altri consigli, altre cose, ditemelo nei commenti, perché comunque mi fa tanto tanto piacere. Io vi terrò sempre aggiornati, perché sono convinta del fatto che questa cosa, qualsiasi cosa succede a me, può essere d'aiuto a tante ragazze che magari si trovano nella stessa situazione, perché comunque è bello condividere le cose belle, ma è bello anche condividere le cose brutte, perché magari posso evitare un calvario, posso evitare dei problemi a tante ragazze che comunque magari non sanno cosa hanno, perché questa malattia molto spesso non viene neanche diagnosticata subito. Anche io comunque è da un po' che vado avanti così, ma si è capito dopo un po' di tempo, e alcune dicevano addirittura che alcuni ginecologi dicevano: no, tu sei pazza, ma non hai nulla. Nulla. E quindi ecco perché io ci tengo comunque a raccontare queste cose. E quando, vabbè, adesso vi farò queste visite, quando poi avrò un quadro preciso del mio stadio, di cosa dovrò fare, di tutto, sto raccogliendo un sacco di informazioni su questa malattia, eccetera, vi farò magari un video proprio dedicato a questa cosa. Comunque aspetto i vostri commenti e vi ringrazio sempre tantissimo, perché veramente siete super super dolci e affettuose, insomma, tutto nel momento del bisogno. Grazie. Grazie, questo è il mio look. Il mio look finito, spero vi piaccia. E qua purtroppo c'è buio, è tutto cupo, uffa, non ce la faccio più con questo freddo e questa pioggia. Comunque io adoro i capelli mossi e il cappello, mi piace. Com'è calda questa pelliccia, sintetica ovviamente, ci tengo a specificarlo, perché non comprerei mai una pelliccia vera. Ta-da, ragazze, così da sotto ho messo i jeans semplici, e poi ho messo questi stivali però bassi, perché voglio stare comoda, cioè alti sulla gamba, caldi e bassi. E poi la mia borsa, il mio cellulare. Adesso vado, perché Dario mi aspetta. Andiamo a casa della mamma di Dario e l'andiamo a salutare, poi lei ci deve dare delle cose e poi facciamo fare un giretto a Pupi nel parco. Poi andiamo all'Ocean, dove io mi voglio comprare questo cavalletto piccolino per il cellulare e anche per la videocamera. E poi dobbiamo incontrarci con dei nostri amici, ci prenderemo un caffè. E poi stasera grande pizzata qua a casa Carlita. Yeah! Ragazzi, appena tornati a casa, ho appena aperto la porta, guardate come voglio far vedere. Cioè lei è freddissimo, sembra che a me... peggio di una bimba. Mamma, c'ha un figlio, è vero? Lei è la mia bimba. Oh, che bello, sta tutta infreddolita, cioè non vuole scendere. Mo' accendiamo la stufa. Comunque abbiamo passato una splendida domenica, che ancora non è terminata. Siamo stati con i nostri amici, abbiamo fatto anche un po' di spesuccia, che adesso ve la faccio vedere. E poi la nostra mitica serata. Lei mi manda tanti bacini. No, niente, non vuole scendere, è freddo. Lei, Pupi, ama il caldo e odia il freddo. Sai che i vostri fidanzati sistemano la spesa? No, veramente io adoro sistemare la spesa. Veramente, dico, amore, non la sistemare, la voglio sistemare io. Veramente, io la do. Comunque ho messo tutte le cose qua sopra. Che vuoi dire, amore, qualcosa? Dire, sistema la spesa. Sì, sì, io la sistemo completa. E poi ti faccio vedere la spesa che ho comprato. Chiudiamo il frigo. Allora, ho preso questo qua, che è il salmone, questo qua naturale dell'Ocean. Non l'ho mai provato, però a me piace molto questo salmone naturale. Sono quelle cose comode che io ho in frigo e che magari se vado di fretta ci metto un po' di insalata, ho fatto il pranzo. E stessa cosa questo è uno sgombro al naturale, non l'ho mai provato e spero che sia buono e non faccia schifo. E stesso concetto anche per queste verdure, cetriolini e peperoni, non sono naturali, bio, però fa comodo averli se non hai il tempo di prepararti le verdure, insomma. Pomodori, questi erano in offerta, sono dei calamari, e questo è il filetto di pesce pangasio, che sono buoni da fare con il pomodorino oppure tipo scaloppina, impanati nella farina con un po' di limone, molto buono. Poi il songino, questo mi piace tanto in insalata con i ceci e il tonno, provate, e il limone. Questo riso scotti integrale di
appunto di Scotti. Sono curiosa di provarlo perché in tante mi avevano scritto, quando io mi lamentavo che il riso integrale si cuoceva in 30 minuti, prendi quello di Scotti integrale, magari secondo me non sarà 100% integrale, però cuoce in 10 minuti, quindi cosa positiva, raga. Ammaccata è fatta con la rucola, poi gli asparagi anche mi piacciono tanto, voglio provare a farli nella pentola a pressione nuova, sperare che si cuociano in poco tempo. I funghi, qua ci sono le zucchine, le cipolle, ah, poi ho preso il curry che mi era finito, biologico, mi piace molto questa marca di spezie. Questo è il tacchino che anche mi è piaciuto molto, questi cosciotti, ho pensato di fare tipo con le patate, i piselli, casomai vi farò vedere in qualche video. Altre cipolle, e queste le ho prese proprio per la disperazione, poiché mi sono un po' stufata di mangiare il petto di pollo semplice. Ho preso queste qua che sono bio, ma comunque non sono naturali, sono cotolette di pollo già impanate. Però l'ho presa perché dice c'erano in offerta, ho preso due per me e due per Dario, e ovviamente se mangi il petto di pollo è molto meglio piuttosto che questi, però credetemi, ogni tanto mi va di cambiare, quando vedo queste cose dico ok, mi hanno attirato e le ho comprate. Ok, questa è la mia spesa, adesso la metto a posto. Ho tanto freddo e dovevo fare un saluto speciale. Comunque, mi state chiedendo in tante perché ho messo una foto su Instagram dove l'ho comprata, eccetera. Nei prossimi giorni caricherò un nuovo video Haul dove vi mostro. Amore, fai Haul! Dove vi mostro? Pure adesso con la pelliccia, guarda. Lui ci ha sempre messo il pigiama. Già, stavo il pigiama, ragazzi, sta solo. Andando a dormire, dove mi trovo tutti i miei acquisti, tra cui questa pelliccia, vero amore? Tante cose bellissime ho comprato e lui mi ha consigliato di comprarla. Sì. Comunque ci tenevo a fare un saluto speciale, sì, a una bimba, una ragazzina che mi ha incontrato all'Ocean, troppo carina, si è emozionata, sì, era con la mamma, si è messa a piangere. Alessia, ti mando un bacio grande. Ciao Alessia. Troppo carina, e c'erano anche le mie amiche, si sono anche loro commosse perché è stata una scena troppo bella. Sì. Cioè mi sono girata, poi ho trovato tutti con gli occhi lucidi perché veramente era emozionante. Lei si è emozionata, troppo carina. Comunque ti mando un bacio grande, si è voluta fare la foto con me, poi tornata indietro e si è fatta la foto anche con Dario, quindi lui così è stato contento, se no poi diceva con me non ce l'ha fatta la foto. Comunque Pupi qua c'è impostazione stufa, è un cane che ama il calore, sta sempre davanti alla stufa, il sole, odia il freddo, vero amore? Dobbiamo andare a vivere in un posto caldo a mamma, che è anche mamma. Dove amore? In Alaska. No, ma tu sei impazzito, no, io adoro il caldo ragazze, caldo estate tutta la vita. Ragazze, sto facendo il rotolo di pizza integrale con i salumi, mortadella, cioè la pasta, la farina integrale, però poi dentro c'è la mortadella, il salame, la scamorza, praticamente devo fare tutto uno strato così, guarda. Comunque questa mortadella è troppo invitante. Non te la mangiare? No, una fetta la mangio, sì. Devo vedere com'è. Però non c'è pistacchio. Pupi, che c'è? Allora non ne so. Ovvero, senza pistacchio a me non me la conta giusto, non mi fido. Comunque si fa tutto uno strato così. Vediamo questo salame. Vedere com'è? Vediamo. Buono. Poi dopo si mette il prosciutto, poi la scamorza e poi si avvolge e si infurna. Poi dopo si taglia. E si mangia. E certo. Prima no, me mi sono detto tu no. Ma quando mi ha fatto con me, le di te. Dai, ma per la sotto la cucina. Cioè amici che vengono a casa e ti fanno i piatti e ti aggiustano la lavastoviglie, cioè è incredibile. Un applauso generale. E le pizze nel forno, yeah. Ragazzi, iniziamo con un pentolone di fagioli alla messicana. Ma cosa c'è, la salsiccia dentro? Sì, sì. No vabbè. E poi anche i crostini. No, è troppo bello. Cioè sembra tipo di stare nel pub. Io voglio sì anche il tabasco. Sì, allora praticamente stasera stiamo facendo una pizzata, una specie di pizza challenge, una pizzona, con gli amici, e già abbiamo mangiato i fagioli alla messicana. Qualche volta
Dici amore, dici. Ma che poi ti aspettiamo tutta casa nostra, tutti i follower. Già un tavolo, siamo 10, non c'entriamo. Ogni sabato vediamo 4-5 follower. Ah, bella! Comunque faccio vedere tutto quello che abbiamo cucinato, non solo noi, eh. Questa l'ho fatta io, e la pizza integrale al pomodoro. Poi questa l'ha fatta la mia amica con salsicce e friarielli. Questa che cos'è? Con brussel e patate, è molto invitante. Questa è, non lo so, uno spettacolo. Carbonara, spettacolo, raga, questa pizza è una pizza porno proprio. C'è qualcosa che... Per tagliare il coltello. Oh, come sei nervoso. Allora, ragazzi, questa è la pizza. Cosa c'è su questa pizza? Cioè, c'è il mondo. Carne macinata, l'hai fatta tu? No, l'ha fatta Anna. Carne macinata, panna, mozzarella. Funghi, carne macinata, panna e mozzarella. Wow. E questa è la carbonara. E ci sono anche altre ricette. Wow. Anna, questa anche è molto invitante, con brussel e patate. E questa che cos'è? È una cosa che abbiamo visto su Facebook e abbiamo riprodotto con il pancarré, vero? Prosciutto, formaggio. Bambauletto, prosciutto, formaggio, pomodori, besciamella. Troppo invitante. E questo lo dobbiamo tagliare. Non è normale che quando ella se me trepa encima, cierre los ojos para imaginar. Ragazzi, questo è quello che ho fatto io, guardate che bello. L'ho tagliato tutto a fette. È buonissimo, fatelo. Me lo mando pure a me, fammi aprire a casa sera. Dai, io questo è il mio posto. Ragazzi, per completare, se mi fanno parlare un attimo, abbiamo, oh, così andiamo in bagno, però ce ne lo stimo. Abbiamo fatto questo Dario, dolce pan di stelle e questa cheesecake. Ma qual è la pizza? La pasturella? C'è la pizza! Ah, la cheesecake cioccolato! Che buona! Ragazzi, bontà, ma come bontà, sono state queste pizze? Sono buonissime! C'è anche Pupi, mi sono buttata la panna ovunque, lei mi lesca. Comunque è troppo invitato.